Ciao a tutti, qui Mirko Casagrande di Love Australia con una nuova intervista. Ciao Chiara, come stai? Probabilmente Ciao, tutto bene, grazie. qualcuno di voi riconosce Chiara Prezzemolo, che ha un blog famoso che tanti seguono online. Si chiama Claire, il mio posto nel mondo, .wordpress.com. Vi invito a dargli un'occhiata, trovate sicuramente gli articoli interessanti. Oggi sentiamo l'esperienza diretta di Chiara. Da quanto sei qui in Australia? 1 anno e 5 mesi. Wow, ok, e da dove arrivi? Dalla provincia di Varese, ho 26 anni. Studiavo. E cosa facevi prima in Italia? All'Università a Milano, un corso sull'ambiente e lavoravo nei tempi in cui non andavo all'università per cercare di guadagnarmi qualcosa e pagarmi gli studi. E poi è arrivata l'idea dell'Australia. Sì. Com'è partita questo viaggio? È buffo, è partita per caso perché per un esame all'università dovevo studiare un libro sull'Australia che il professore ci aveva consigliato. Quindi leggendo questo libro mi è partita l'idea e mentre lo leggevo dicevo che sarei voluta venire un giorno qua. E quindi dopo essermi laureata ho deciso, dato che volevo andare all'estero, a migliorare l'inglese, a fare l'esperienza di andare all'estero a vivere. E quindi la decisione è stata subito Australia. Bene, e appena sei arrivata, che città hai scelto e perché? Non è stata proprio una mia scelta la città in cui sono arrivata, perché ho trovato una famiglia dall'Italia per lavorare come ragazza alla pari e perciò la famiglia che ho trovato viveva a Canberra e perciò quindi dopo essere arrivata a Sydney sono andata subito a Canberra da questa famiglia. Come ti sei trovata? Come cultura tutto nuovo, diverso, la lingua. Sì, per la lingua all'inizio, se ero convinta di sapere l'inglese all'inizio mi sembrava di non saperlo per niente, per il fatto che era difficilissimo capire e perciò usavo la tecnica del story di Anuishi. E successivamente, ovviamente, facendosi un po' l'orecchio, stando poi in famiglia, avevo poco contatto con persone che parlavano italiano e quindi secondo me l'ho migliorato abbastanza facilmente subito. Ottimo. Dicevi prima qualcosa riguardo all'esperienza au pair, cioè ragazza alla pari, giusto? Sì. Ci vuoi raccontare qualcosa? Come l'hai vissuta? Pensavo meglio perché è vero, è bello arrivare in una famiglia dove sei subito introdotto nella cultura australiana al 100% e è bello pensare di arrivare e avere subito qualcuno che ti accoglie e che ti dà un tetto sulla testa, ma nello stesso tempo non è la tua famiglia, quindi ti senti comunque un po' esterno. E poi mi sono resa conto, in Italia lavoravo con i bambini. Mi sono resa conto che però la ragazza alla pari non fa per me perché è un po' noioso per me stare con uno o due bambini, ero abituata a lavorare con gruppi più grandi. Ok, e con che tipo di visto sei arrivata? Working holiday. Quindi adesso che sei qui da un anno e mezzo circa, vuol dire che hai fatto le farm per rinnovarlo? Sì, esatto. E che tipo di esperienza è stata? All'inizio traumatica. Perché io non sono per niente abituata a farm e campagna, ero una persona che aveva sempre detto io non andrò mai in campeggio e invece sono stata per 3 mesi in farm dove era in mezzo a nulla, c'era un bagno solo stile fiere di paese e dormivo in un container, quindi credo Wow. di essere stata abbastanza traumatizzata al mio arrivo e poi a poco sono riuscita ad ambientarmi. Peperoncini, Che tipo di coltivazione era? Cosa raccoglievi? Wow. sì, Ok. fatica. Ok. Se ci fosse dei consigli che puoi dare a chi sta pensando di venire in Australia e ci sta guardando questo video dall'Italia, c'è qualcosa in particolare che diresti? Dopo la tua esperienza di praticamente un anno e mezzo qui. Sì. Di partire perché è sempre una bella esperienza, ma nello stesso tempo di non pensare di trovare l'oro qua. Nel senso che comunque è difficile,
arrivare in un posto dove magari non si conosce nessuno e non sembra, ma la distanza è tanta e fa tanto la differenza. Quindi a me, per esempio, uno dei primi shock, tra virgolette, culturali è stato anche il fuso orario, il pensare che sono arrivata, per dire, per me è mattino, io mi sono svegliata e i miei genitori stanno andando a dormire. I miei amici, il fatto di dover pensare, mando un messaggio alla mia amica perché ho bisogno di un consiglio e poi invece aspettare ore e ore soltanto perché lei non l'ha ancora letto perché sta dormendo. E quindi sì, è bello, è bellissimo, i paesaggi sono favolosi, le persone sono molto ospitali e gentili, non sono tanto stressati come in Italia, non sono tanto tristi come ho visto quando sono tornata dopo un anno in Italia e quindi sì, farlo, ma rendersi conto che comunque, come la vita in generale è difficile, anche qui in Australia non è che si va da un'altra, sì, è vero, si va dall'altra parte del mondo, ma il mondo è sempre quello, quindi è difficile ovunque, sia in Italia che in Australia. Soprattutto quando si è soli è più difficile. Hai passato anche un po' di tempo, stai vivendo a Sydney adesso, no? Sì. Tanti mi chiedono i costi della vita, quanto si pagano gli affitti, quanti sono gli stipendi, i mezzi di trasporto pubblici. Ci dai un'idea un pochino? Allora, Sydney è molto cara e sono convinta che se non lavori a Sydney non riesci a vivere. Perché, esatto, è tutto caro, gli affitti, al ristorante, qualsiasi cosa. Però se lavori a Sydney puoi vivere, nel senso che anche solo facendo la cameriera in un ristorante riesci a pagarti l'affitto ogni settimana, a uscire con gli amici quando vuoi, a comprarti quel paio di scarpe che ti piace. Quindi sì. Il tuo primo lavoro, qual è stato? Come hai trovato? L'ho trovato dall'Italia perché sono arrivata come ragazza alla pari, però poi quando mi sono trasferita a Sydney ho trovato subito come cameriera in un bar. Sono stata prima a Canberra e a Sydney ero stata solamente un paio di giorni, quando vivevo ancora a Canberra, e quando ho visto Sydney per la prima volta ho pensato che sarei voluta andare lì a vivere, assolutamente. E ormai sono lì da un anno, amo Sydney. Proprio amo, con la A grande, e nulla, nonostante adesso al momento non sono ancora riuscita a trovare quello per cui ho studiato, ma forse perché non l'ho cercato ancora realmente, mi trovo bene nonostante io lavori in un ristorante messicano, e nel senso come cameriera, però mi piace e poi vedremo. E come hai portato curriculum oppure hai fatto online? No, ho portato curriculum personalmente e sono stata fortunata che il giorno che ho portato il curriculum una ragazza si doveva licenziare, già doveva partire, tra l'altro era una ragazza italiana e quindi io ho preso il suo posto. Pensi che il fatto di sapere parlare l'inglese sia stato un fattore determinante per aver ottenuto quel lavoro, o chiunque, anche con un minimo livello, può fare la cameriera? Credo di no, anche se il lavoro di cameriera è uno dei più gettonati quando si arriva qua per noi italiani, credo che comunque devi sapere l'inglese un minimo perché devi parlare con la gente. Quindi magari fare il lavapiatti è più semplice perché sei in cucina e parli solamente col cuoco, non importa se in un momento tu capisci male, non crei grandi difficoltà. Se invece non capisci nel momento in cui devi servire qualcosa, è un po' più complicata la cosa. Fatto qualche pensierino riguardo al tuo futuro in Australia? Sinceramente non ancora. Per il momento voglio stare qua finché non scadrà il secondo visto. Pensare di fare lo studio in visa non mi alletta molto, perché credo sia una cosa abbastanza difficile. Difficile nel senso pesante, perché devi lavorare e devi andare a scuola, devi pagare la scuola, devi pagarti da vivere, quindi credo sia un po' più complicato. E nel caso non trovassi sponsor, eccetera, vorrei tornare in Italia per un po' e probabilmente scegliere un altro posto. Wow,
Penso che hai detto delle informazioni veramente interessanti a chi dall'altra parte ci ascolta e sta pensando di venire a fare un'esperienza in Australia. Ti ringraziamo per questa condivisione. Grazie. Ricordo a tutti che Chiara la potete trovare, leggere le sue storie e avventure sul suo blog. Che, dici un po' l'indirizzo? Claire, il mio posto nel mondo.wordpress.com. Fantastico. Un saluto a tutti, un abbraccio, ciao ciao! Ciao.